Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questa nuova esplorazione. Oggi ci troviamo sulle colline di Bologna, più precisamente in un'ex clinica veterinaria. Si può notare subito che ci troviamo in un'ex clinica veterinaria perché hanno buttato giù dalla finestra dei manuali e robe del genere subito qui sotto, davanti a noi. Questo è un macchinario che sinceramente non so che cosa servisse. Se avete qualche idea scrivetemela pure nei commenti. Qui a fianco abbiamo anche manuali di geologia, ho letto così al volo il titolo, però non so precisamente che cosa siano, ecco. Sì, giornali di geologia, si può. Guarda, libri nuovi praticamente, che figata. Bologna 1977. Succi. Bello? È incredibile buttarlo via così. Allora, vi lascio qualche inquadratura col drone dall'esterno della struttura. È molto pericolante oggi perché abbiamo delle super crepe e quindi staremo in occhio, insomma in orecchio, e vediamo se riusciamo ad entrare tranquillamente oppure no. Se vediamo che è rischioso, teliamo. Pieno di roba, guarda qua. Una figata pazzesca. Qui c'è da andare su. Allora, siamo saliti al piano superiore, adesso finiamo di vedere le stanze che ci sono, ma è una cosa assurda, è pieno murato di roba. Guarda che roba, c'è ancora tutto. Guarda che figata quello lì, un vecchio rubinetto. Era roba sicuramente della... Sì, sì. Bellissimo. Finisce lì? Sì, nei cassi di legno. Guarda qua com'è aperto. Assurdo. Infatti, qui non lo puoi niente giù. Cioè, sicuro. Guarda, libri nuovi completamente. Guarda che roba. Assurdo. Qui mi sa che ci sono stati dei topi. Ci sono tutte, guarda, ci sono tutti i buchi e tutta la roba mangiata. Vabbè, ci saranno dei topi per forza. Ci può stare. Guarda, scatole piene di manuali e libri nuovi di pacca. Questa è in assoluto l'esplorazione in cui abbiamo trovato più materiale all'interno di una struttura. È incredibile. Chissà di quando sono i medicinali questi, Brufen, Paraxilene. Di quando è? Del 74. Assurdo, assurdo. Ah, ma ce ne sono tantissimi, in 57, 58, guarda che roba. Assurdo, bellissimo. E anche qui abbiamo cataste di manuali antichi da leggere. Guarda che... Oh, una cosa pazzesca, guarda che roba. Pile. Incredibile. Cioè, pagine sanitarie, cancrologia. Di quando è? Del 1932. È una cosa stranissima, guarda qua. Cos'è sta roba? Sembra un diagramma. Che roba assurda è.
cazzo. Cos'è che... Siltone. Argille. Sabbie. Siltone. Ah, è un timbro. Argille timbro. È un timbro che... No. Comunque questo qua arriva dal CERN. Da Ginevra. C'è scritto Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Non sono timbri, non capisco che cazzo. Sono lamine, no? Non so quanto... Dietro secondo me c'è una pellicola. Non saprei se toccarle sia una gran mossa comunque. Sono nucleari, cazzo ne frega. Ah beh, sì. Tranquillo. Andiamo a vedere quest'ultima stanza e poi torniamo lì. Qua ci sono dei vetri qua. Cassetti di roba, ma è tutto vuoto, sono vuoti i cassetti. Guarda questo. È una fiala. No. Non toccare con le dita, chissà che cazzo c'è qui dentro. Plastica. Non so cosa sia. Non lo so. Comunque, come abbiamo visto, non c'è solo roba inerente alla veterinaria, quindi agli animali, ma anche roba inerente agli umani, alla medicina generale, diciamo, per gli umani, ecco. È una cosa incredibile, vi giuro che mi sembra di essere nella tana di uno scienziato pazzo. Siamo scesi, facciamo un giro qui al piano terra delle stanze che ci mancano e poi dopo andiamo a vedere le altre strutture, perché non era solo questa, ma ce ne sono delle altre qui fuori. È un microscopio questo qua. Sì. Guarda dentro, cosa c'è? Un uovo rotto? Cos'è che lo fa lì bianco? Cos'è che lo fa non lì mi bianco? Ah, qui, sì. Assurdo. E c'è un pipistrello. Porco. Infatti visto. Qui sotto è la parte più vecchia. Oh, che sta arrivando. Via. No, mi sono cagato addosso. Entriamo a fare questa stanza qua, perché di là ho avuto troppo paura di quel campo di pipistrello. Ecco, qui diciamo che siamo più concentrati sulle attrezzature. Guarda quanta roba che c'è. Questa sarà una stampante, immagino. Non credo, però sì. Scritto start, carta. Sì, perché è stampante. Sì, ma è una stampante particolare. Vedi, la roba, cioè ci sono delle cose. Oddio, no. Ma è pieno di roba! Che figata! Cos'è sta roba qua? Non ho capito. Non lo so. Guarda che catena! Assurdo. Adesso ci dirigiamo alle ultime due o tre stanze. C'è la cassetta. Questa Università di Studi di Bologna, Centro Ceramico. Società applicazioni elettrotecniche. Questo qua era sicuramente un diagramma, quindi per inerente a qualcosa di elettrotecnico. Forse i terremoti. No, elettrotecnica c'è scritto? No. Boh. C'è un cazzo di terremoti. Sembrano quelli che segnano i terremoti, presente che fanno tutte le sì, stizze. Guarda, attrezzature tutte in cielo palato sono. Cioè, è assurdo. Assurdo, guarda. Incredibile. Mai capitata una roba così mostruosa. Poi lasciata tutta qua comunque. Eh? Comunque lasciata tutta qua fa. Sì, abbastanza impressionante. Guarda che c'è una palla qui dentro. Ok. L'ultima stanza. È un bordello. E anche qui purtroppo riusciamo bene a spostarci poco, come vedete, perché. Pieno imballato di roba. Però vi giuro che essere qui dentro adesso, cioè, è assurda sta cosa facendo. Sento proprio lo spreco, capito? È una cosa assurda. Ah sì, sono tutti lasciati qui a... Io sarei curioso di vedere cosa c'è qui dentro. Vogliamo provare ad aprirla? Non si può aprire, come fai? È bloccata con una chiave questa. Ah no. Vabbè, vuoto. Mi sei attaccata... È una mosca. Raga, se qualcuno di voi sa di che cosa si tratta di tutte queste attrezzature qua, scrivetelo pure nei commenti, perché io non ne ho mezza idea, vi giuro. Mi sento ignoranza addosso. È incredibile, è una cosa assurda. Guarda, guarda che roba, che penso! Ma sono tutti qua, tutti che mollati. Puttana. È incredibile. Che tristezza, che magone che mi viene a vedere queste cose qua. Porca troia. Usciamo che andiamo a fare il resto. Allora, come avete visto all'interno c'è poco che tratta in realtà di veterinaria, di clinica veterinaria. Come avete visto qui all'interno ci troviamo probabilmente nella struttura adibita allo studio geologico e non in realtà alla reale clinica veterinaria che siamo venuti a visitare oggi. Avete visto tutti quei macchinari strani, roba veramente mai vista in vita mia. Non c'entravano niente sostanzialmente con la veterinaria. Abbiamo visto anche da questi manuali qua buttati per terra prima all'inizio. Quindi niente, adesso andiamo a vedere se riusciamo ad entrare nella torre, che sono curioso. Volete una mora?
No, grazie. Iscrivetevi se volete una morte. Allora, purtroppo la torre, come avete visto, è inaccessibile perché la scala Pioli è distrutta, quindi vogliamo evitare di farci male oggi, come sempre poi. Quindi adesso ci dirigiamo a questa struttura qua, subito al nostro fianco, che si tratta del laboratorio di geologia marina. Andiamo a vedere di che cosa si tratta, sono veramente curioso. Allora, come vedete scritto lì, laboratorio di geologia marina. Posto. Spiegarsi qua, sono tutte, occhio. Che figata il soffitto. Questo, ragazzi, ci ricorda un pochino, appena appena, la villa che abbiamo già visitato, la nostra prima villa abbandonata, che se vi siete persi trovate qui in alto. E questi affreschi me la ricordano molto, anche se in realtà alla villa erano completamente disintegrati. Ma l'azzurro che vediamo oggi mi ricorda molto l'esplorazione fatta recentemente alla villa. È bellissimo, veramente. Più che un laboratorio di geologia sembra un museo, non lo so, l'ingresso di un museo sembra. Detto questo, proseguiamo, andiamo a vedere cosa ci aspetta in questa struttura. Qualcosina c'è, che cos'è? Due batterie, mi sembra di vedere. No, accumulatori di al piombo. Ma li profumati così, per se non usi un casino. Se ne non usi. Sai cos'è sta pompetta? Qui sta cedendo il pavimento, come vedete, ormai siamo verso la via di sprofondamento. Anche qui il soffitto è tutto affrescato, però andiamo a vedere il resto della strumentazione che ci rimane. Ah, sai cos'è questo qua? È la porta che di là abbiamo provato prima, ma non siamo riusciti. Scusate, ma io mi soffermo su ogni cosa perché è meraviglioso. Veramente. Guarda che trestrone gigante sta roba qua. Porca troia. Non so cosa sia tutta sta roba. Guarda sto computer. Bello. Questo è degli anni 80, Computec. Dove bisogna? Guarda, questa è ancora in cellofanata, è rimasta nuova. Cioè, assurdo. Cos'è? Vax 11780. Bisognerebbe leggere cos'è sta roba. Lo andremo. Ce lo diranno i ragazzi nei commenti, vai tranquillo, che ci penso a loro. Oh, chissà cosa c'è in quelle scatole lì. Le coste grandi così, secondo me. Ecco, è una figata pazzesca. Tanta roba. Occhio a camminare lì indietro che ti sfasci la faccia. US Air Force. Mm. Questo viene dall'America. Che cazzo c'è zecca? Area 51. C'ho gli alieni di sotto. Troviamo un alieno. Non sarà mica male. Magari. Abbiamo finito di visitare la parte inferiore di questa struttura, adesso ci dirigiamo al piano superiore che abbiamo trovato le scale. Molto, molto belle, molto pulite. Pulite? No, non pulite, intendo senza crepe. Cioè, sembra stabile come struttura. Allora, non cammineremo al centro del pavimento perché prima abbiamo visto da sotto che i soffitti, quindi i nostri pavimenti attuali, rischiavano di cadere. Abbiamo un altro piano ancora, dobbiamo andare a vedere. Comunque sì, volevo farvi vedere che qui qualcuno, come sempre, si è divertito a distruggere tutte le vetrate, non ne hanno lasciata una integra. Ah, tra l'altro guarda, qui hanno fatto anche un... Ah, ecco, per un graffito, che non avevamo ancora visto uno, mi sembra strano. Prova bagni, andiamo a vedere. Solito, ma tanto saranno distrutti perché come... No! È intero. Ho la carta igienica, anche tanta roba. Incredibile. Ah, non c'è il vetro, qui non c'è il vetro. Un pezzettino, ah, dai, ci sta, tutto sommato bene. Vogliamo fare la prova anche dell'acqua? Ci vuoi farla? No, chiuso. L'ha già fatta qualcun altro? Sì. Piano, guarda che figata. Tanto pieno di roba. Un po' sta giro. 100.000 lire. Questa è della, avevo letto prima la data, scusa che mi sono perso. Ecco qua, 9 giugno dell'88. Ah, ce ne sono due. Firenze, guarda. 20.000 e 100.000 euro. Lire. Lire. Sì. Tutte scaffalature per i libri. Bellissimo. Mi piace quel libro là che... 1987. Ah, Telecom, SIP, è la cosa, è la pagina bianca, tipo. Credo. Sì. Dell'87-88. Sì.
Berti. Berti Claudio, studio 40. No. Brava Enrico. Bartoli. Via Bartoli. Ecco. Aspetta, aspetta, che lo devo filmare. Questo, ragazzi, è nostro nonno. Dov'è? Berti Enrico, via Bartoli. Il numero è 51. Aspetta, che non 2007. No, Enrico, 41 64 25. Ecco, così avete visto. È incredibile, è incredibile. Assurdo. Porca troia, è assurdo. Questo è il carro della Zenova. Bellissimo, una figata pazzesca. Questo sembra un beat. Ti stavo aspettando. Proseguiamo il giro all'ultimo piano. Abbiamo guardato i soffitti e sono molto più resistenti rispetto a quelli su cui siamo ora, quindi su cammineremo tranquillamente per le stanze. Andiamo a vedere. Purtroppo mentre stavamo salendo si è scaricata la luce, quindi da adesso mi vedrete senza luce puntata in faccia. Mi vedrete peggio. La compreremo nuova. La compreremo nuova anche questa perché... Perché ve lo meritate. Perché ve lo meritate. I miei iscritti sono venuti. Merda. Cosa sto a fare qua? È quello per far girare. Sì, sì. È famoso. È quello per far girare dentro il sangue. Quando si fanno le analisi. Esatto. Ah, è vero, vero, vero. Vengono separati i liquidi da. Ah, col pedalino. Guarda. C'è il pedalino. Bellissimo. È una centrifuga praticamente. Esatto. Ma non andava a pedale. Che cazzo dici te? No? Ma chi ha pedale? No. Cos'è? Guarda, cosa sono queste piastrine qua? No. Comunque assurdo, murato, cioè, è un museo. È pieno murato di Roma. Tanto questa è tutta roba, tra l'altro, obsoleta, che nessuno interessa più. Questa sì. Rimarrà qui per sempre, verrà tutto lungo, rocamato. Oh, ci sono due pipistrelli. Due pipistrelli. No, davvero? Guarda, tre. Girano lì sopra. Oh, oh merda, porco zio. Due. Comunque ragazzi è una cosa assurda. Quando mai mi capita di vedere dei pipistrelli dentro Batman. Delle case? Cioè assurdo. È la Batcaverna questa. Sì, oddio. Siamo già la bacia piena di liquido, guarda. C'è della roba. C'è tipo della gelatina dentro. Ma ah, l'ho messo giù, paura. No, l'ho messo giù, paura. Ma chi dentro c'è la roba? Ma chi dentro c'è la roba? Apple computer. No. E questo è un pezzo storico. Questo è il logo dell'Apple originale. Power Macintosh. Ciao. 8180. Ciao. Questo sì che è un pezzo di storia. Questo sì. Abbiamo fatto praticamente tutto anche il piano superiore, avete visto, ci siamo visti anche i pipistrelli oggi, che è stata un'esperienza davvero particolare, non mi era mai capitato, molto bello, è una delle prime volte che ci capita ed è stata una figata, veramente bello, molto emozionante vedere due pipistrelli che ti danzano vicino, davvero bello. Comunque si è rimasta l'ultima zona là, che non riusciremo a fare purtroppo perché è pieno di roba, un passaggio, e non riusciamo ad andare avanti, comunque... Si tratta sempre della stessa cosa, nel senso stanze piene murate di roba. Adesso torniamo alla base, torniamo al piano terra e guardiamo se manca qualche struttura oppure passiamo ai saluti. Ti aggiorniamo tra un secondo. Dalle riprese fatte col drone ci siamo resi conto che c'era un'altra struttura qui alle mie spalle, ma è messa malissimo, è in uno stato di deterioramento esagerato. Ci sono delle crepe che ci passa dentro un braccio, quindi evitiamo di entrare in quanto potrebbe essere veramente pericoloso perché potrebbero cadere calcinacci o addirittura venire giù tutta la casa. È messa veramente male, sta sprofondando dentro il camino, non l'abbiamo ripreso perché appena entrati siamo subito usciti, cioè è messa malissimo. Quindi il video termina qui, spero che vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi, attivate la campanellina, controllate di avere le notifiche attive per quanto riguarda i canali a cui siete iscritti su YouTube, lo trovate nelle impostazioni generali, perché alcuni di voi mi hanno commentato dicendomi di non ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Lasciate un mi piace, commentate, che mi fa sempre piacere, come vedete vi rispondo volentieri, e ci becchiamo al prossimo video / esplorazione / chissà, mi sa che c'è una challenge in corso, tenetevi pronti. Ciao boys.